Quattro giorni dopo Campiglio, il tribunale di Torino condannò il comune al pagamento di 10 miliardi di lire di danni a Marco per le disattenzioni che avevano causato l'incidente alla Milano-Torino del 95. È evidente che il comune non li voleva pagare tutti quei soldi. Allora il procuratore del tribunale andò a controllare la cartella clinica di Marco il giorno dell'incidente e scoprì che aveva l'ematocrito alto. Ma non era un esame fatto a digiuno al mattino come ci deve, no? Era un prelievo fatto nel pomeriggio dopo un trauma su un ragazzo disidratato e tutto rotto che il sangue lo stava perdendo da tutte le parti. Appena tornato da un mese in Colombia dove aveva corso 3000 metri, niente, il PM lo accusò di frode sportiva per doping. Che anche lì è curiosa. Ti vengono addosso con un macchinone che la colpa è tutta loro, che per poco non t'ammazzano e te diventi il colpevole? E invece di pagarti danni, vanno a scoprire che quel giorno ci avevi l'ematocrito alto. Ma metti anche che ci avessi avuto l'ematocrito alto. Questo ti dà il diritto ad ammazzarlo? Solo perché sei la Fiat? Sei il comune di Torino? Ecco, da lì in poi non abbiamo più vissuto. E con quella di Torino sono state 8 le procure che hanno indagato su di lui. 8 procure in 4 anni. E tutto per un esame che non valeva niente. Ma si può ammazzare un uomo per un esame che non vale niente? Io non lo so. Non lo so. Quando ha cominciato, si vede che non ce la faceva più. Se pensava al mondo che gli stava crollando addosso. Si vede che tra i suoi nuovi amici c'erano degli avvoltoi con gli artigli e il cuore di pietra pronti a rubargli la vita. Sta di fatto che cominciò con la sostanza, come la chiamava lui. Non l'ha mai chiamata con il suo vero nome. La sostanza la chiamava. Se pensava, la mente gli tornava a Madonna di Campiglio. La prendeva per non pensare? Ah, ne so. Quanta ne gira. Quanta. In alto come in basso. Me ne sono ben resa conto. E quando quella giornalista gli chiese, Pantani, sulle salite, com'è? Solo. Solo, rispose Marco, sempre solo.